Tra poco sapremo chi vincerà questa grande partita. La squadra sta attraversando un buon periodo di forma, l'allenatore sembra aver capito come motivare i propri uomini. Partita sulla carta amichevole, ma che entrambe le squadre senza dubbio vogliono vincere. E dopo tante chiacchiere, l'arbitro fischia all'inizio della partita. Adesso si gioca, finalmente. E sembra che il pubblico ospite sia giunto qui numerosissimo. Si tratta di una partita importante, non volevano perdersela, Fabio. Si stanno impegnando al massimo. Scende rapido lungo la fascia. Accelera con una facilità disarmante. Sempre con questa palla attaccata al piede. È immarcabile. Cerca di sfruttare la fascia. Mantiene con abilità il possesso palla. Pallone direttamente sui piedi dell'attaccante. Bel dribbling. Manca solo che i difensori gli stendano un tappeto rosso. Tira da lontano. Clamorosa opportunità sprecata. Non concludono mai al primo tentativo, fanno sempre una finta per poi cercare l'imbucata dentro per le punte, che si muovono bene con dei movimenti contrari, bisogna stare sempre molto attenti. Allarga sulla fascia. Ha un buon tiro dalla distanza, clamorosa opportunità sprecata. Ha esitato un po' troppo e il risultato non è stato dei migliori. Si tiene largo e avanza palla al piede. Palla di nuovo in loro possesso. Cerca spazio. Cercano un varco, ma non è facile contro il pressing della squadra avversaria. Palla di nuovo in loro possesso. Preferisce non correre rischi e spazza via il pallone. I difensori mantengono il sangue freddo. Ma c'è sempre la superiorità numerica dentro l'area. Difendono sempre molto bene. E riesce a conquistare un calcio di punizione. Un'ottima occasione. Vediamo se sapranno sfruttarla. Il portiere è stato davvero strepitoso arrivando su questo pallone. Serie di dribbling, splendido possesso palla. Traversone verso il centro, insidioso. Buona la chiusura però degli avversari. L'attacco si fa pericoloso. Ottima l'azione. Comunque partita piacevole. Che ne pensi, Beppe? C'è molto spazio per le punte, gioca con questa linea sempre molto alta, lasciando i due difensori centrali tante volte senza protezione perché i due esterni spingono molto. La palla è finita a lato, hanno una buona occasione. Difendono con calma, lucidità, molto bene finora.
la palla era perfetta. Ecco il tentativo da fuori. Che gol! Splendida rete! Grande gol, grandissimo, bellissimo. Nulla da fare, non la vede nemmeno partire questa palla, ma non ci sarebbe mai arrivato. Bellissimo. Dovuto allargare tutta la difesa, c'era parità numerica e sul secondo palo è arrivato molto bene a metterla dentro. Gara molto combattuta, davvero impossibile azzardare un pronostico a questo punto. Che numero! Palla bassa calciata in mezzo all'area alla ricerca di un compagno. Una clamorosa palla gol sprecata. Era un'occasione che avrebbero dovuto sfruttare meglio. La squadra fa girare bene la palla, sa attaccare molto bene in ampiezza, ma poi trova subito la profondità, la verticalizzazione per la punta che viene incontro. Forse si è distratto, passaggio inguardabile. Avanza, non riescono a fermarlo, difesa in difficoltà. E spazza via di testa. Prosegue caparbiamente nell'azione offensiva e si avvicina alla porta avversaria. Gol, gol, gol! Potrebbe cambiare la partita! Ottima! La partita si fa in salita. Sì, Fabio, stanno giocando veramente un'ottima partita. L'arbitro è clemente, ci sarà solo un calcio di punizione. Incredibile azione, splendida occasione. Gol, hanno messo a segno un gol importantissimo. E sono riusciti così a portarsi in vantaggio. La sua fisicità. Ora hanno acquisito un discreto margine di vantaggio. Dovranno ire... Fine del primo tempo, tutti a bere un tè caldo. La partita è iniziata, spalti gremiti e tifosi che iniziano subito a farsi sentire. Rubano palla, attenzione al contropiede. ...5-0, si gioca una porta sola. Brutto intervento e sembra intenzionale. Arbitro troppo morbido, il giocatore avrebbe meritato l'ammonizione. È incredibile, l'arbitro non l'ha nemmeno ammonito. Non molla e recupera la sfera. E la mette giù con il petto. Si tiene largo e avanza palla al piede. Rubano palla, attenzione al contropiede. Comunque una partita piacevole. È piacevole perché deve fare la partita, sicuramente lascia degli spazi, però è una squadra che... Gol, gol, gol! Potrebbe cambiare la partita! Oggi è proprio la sua giornata. Non vorremmo essere nei panni del suo marcatore.
mantiene possesso di palla. Va in avanti, palla al piede. Al momento è veramente inarrestabile. Traversone verso il centro, insidioso. Alleggerisce la pressione calciando direttamente in fallo laterale. Serie di dribbling, splendido possesso palla. Agilissimo. E l'arbitro assegna un calcio di punizione. La posizione è ottima, vediamo se sapranno sfruttarla. Si può tentare. E il pallone vola sopra la traversa. Ce l'ha questa conclusione, perché calcia sempre molto bene, quest'anno l'ho già visto un paio di volte. Avanza veloce sulla fascia. Quando prende palla è subito pronto ad accelerare, sempre con questa palla al piede che non gli si stacca mai. Non c'è spazio da quella parte. Pericolo sventato. E va via con grande abilità. La palla esce sul fondo, rinvio. E calcio di punizione, è entrato direttamente sull'avversario. Calcio di punizione, nessun dubbio per il direttore di gara che però lo grazia e non estrae il cartellino. Brutto fallo questo, Fabio, ci stava il cartellino. Sul fondo, clamorosa palla gol, non ha trovato la porta. Non riesco a credere che abbia sbagliato, era una grande occasione. Palla persa in pessima posizione, attenzione. E la palla finisce dritta dritta tra le braccia del portiere. Ha fatto su il pallone con un'ottima presa. Prosegue l'azione d'attacco. Intuisce le intenzioni dell'avversario, intercetta la palla. Cerca spazi. Scende rapido lungo la fascia. Quando prende palla è subito pronto ad accelerare, sempre con questa palla al piede che non gli si stacca mai. Molto attenta alla difesa. Sì, ma lui è stato molto bravo a difendere la palla, un grande difensore, ha visto che arrivava da dietro, l'ha attaccato, è stato bravo. Ora la palla è sua. Sarà gol! E il portiere fa sul pallone senza problemi. Bell'intervento, mostra grande sicurezza. Palla persa in pessima posizione, attenzione. Può effettuare un pericoloso traversone. Molto aggressivi i difensori centrali, uno da due punti deve sempre fare movimento incontro, però non glielo permettono mai di giocare la palla con tranquillità. Parata con facilità. È stato molto bravo perché non si è spostato, è rimasto fermo sul suo palo. Triplice fischio.